Ciao a tutti ragazzi, io sono Dev e bentornati sul mio canale. Eccoci qua con un altro episodio della serie su Cyberpunk. Io spero che questa serie vi stia piacendo. Se così fosse, vi ricordo like e commentino, soprattutto perché aiuta parecchio l'algoritmo, ma pure per chi fosse nuovo, un'iscrizione, una condivisione, magari pure la campanellina. Che dite, no? Che dite, che dite? Io andrei in terza persona. E niente, quindi continuiamo. Siamo in giro con Jackie. Guidabilità di sto gioco non mi ha mai fatto impazzire, devo essere sincero. Oppela, eccoci, eccoci. Allora, dov'è il bisturi? Bisturi? Qua dentro, no? Sì. Dove lavora anche Misty. Ciao Vi. Ciao, fratome. Il dottor Vector è pronto a riceverti. Ti aspetto qui. Io e Misty abbiamo un po' di cose da raccontarci. Ok, niente da lootare. Vabbè, vi lascio soli, mi raccomando. I palloncini usate. No, mi dissocio, mi dissocio. Va bene, certo, non ispira molto questo posto, direte voi, no? Ma forse ci avete pure ragione. Allora, nonostante sia una pratica comune, l'installazione di cyberware resta una procedura invasiva e pericolosa, che può essere eseguita solo da specialisti qualificati, i bisturi. Ci sono diversi bisturi che offrono varietà di potenziamenti per il cyberware. Vabbè, Sei in insomma, forma, vecchio ascoltatore. questo. È bello vederti. Anch'io sono felice di vederti qui. È passato di tempo. A cosa devo il piacere oggi? Lavorando mi sono collegato al neurosocket di una cliente e mi sa che mi sono beccato qualcosa. Hai emicrania, nausea, ipersensibilità alla luce? Tutto e anche di peggio. Ok, Vi. Ora diamo subito un'occhiata. A parte questo, come va? Ti devo dire, qualche Mi serve qualche potenziamento. pezzo, ma roba seria, non giocattoli, Vic. Voglio degli occhi migliori e un grip. Sul serio, ora ti sei deciso? Vic, ho fatto il botto. Dex DeShawn mi ha dato un lavoro. Comincio a fare sul serio. Mi serve roba performante. Dexter DeShawn. Beh, sì, è un pezzo grosso. Ma fammi indovinare, non ti ha ancora pagato? No. Smettila di fregnare, Vic. Ti porterò gli Eddie dopo. Con gli interessi, lo sai. È l'ultima volta, ok? Vabbè, frate, ma è che siamo affidabili, lo sai. Dai, Gesù. Babbo. Accomodati, siediti e rilassati. Ottica Kiroshi, è il meglio che ho e credo che sia quello che fa al caso tuo. Ora collegati. Kiroshi, Vic, è il meglio che c'è sul mercato. Allora suppongo che ti sarà utile. Ho promesso che ti ripagherò, ma questo forse è troppo. No, ma che dici? Zitto, Ci zitto. penseremo poi. Ora voglio solo accertarmi che torni a casa tutto intero, con i tuoi Eddie. Vabbè, fratemi. Tu dà un'occhiata e scegli. Io scansiono e vedo cosa c'è che non va. Impianti cibernetici sono protesi meccaniche che sostituiscono le parti organiche del tuo corpo. Possono conferirti abilità sovrumane, migliorare capacità di combattimento e aiutarti a sopravvivere. Nel 2077 è una pratica comune, ma resta una cosa pericolosa, chiaramente. E va buono. Allora, quindi noi in questo caso abbiamo a gratis Ottiche Kiroshis. Ok, cyber che contiene nel mondo può essere installato o venduto presso qualsiasi clinica di bisturi. Ok, si biascica un po', ma anche tarda notte. Scusatemi, scusatemi. Come vedete, vabbè, noi non abbiamo niente e costano un occhio della testa. Oddio, in realtà neanche troppo, perché queste sono quelle un po' da poveracci. Però comunque non ci abbiamo soldi. Ne possiamo mettere diversi, come vedete, tutto il corpo più o meno. E quindi si riusciranno a fare cose molto carine. Comunque, per adesso andiamo sulle mani. E niente.
Questo sempre gratis, giusto? Sì. Namo, namo. Oppela. Beh, finito, Doc. Va bene? Mark 1, come dicevo, scanner di tutto rispetto, proietta dati sulla cornea, la ciliegina sulla torta e la lente di disturbo integrata. In poche parole, la tua faccia apparirà sfocata su qualsiasi telecamera di sorveglianza. Ricorda però, il tuo corpo apparirà comunque nitido. Ok, bro. Dovrebbe andare e si interfaccia con la tecnologia Kiroshi. Sono pronto. Squarta pure. Ottimo, procediamo. Metti qui quel braccio da supercampione. Ok. Così, bene. Ora un po' di anestetico e posso taglizzarti. Senti qualcosa? Come Niente. sempre, non sento niente. Sai che me lo chiedi ogni volta. Non vedo perché oggi dovrebbe essere diverso. Certo, tranquillo. Non rischi mica di crepare o di restare paralizzato. Ma che vuoi che ne sappia io? Sono solo un dottore. Come pensavo. Luci spente per un attimo, ok? Ok, vediamo se funziona. Facciamo la magia. Ti collego. Potresti sentire un leggero fastidio all'inizio. Vista sfocata, basso contrasto, sfarfallio. Beh, come ti sembra? Ci vedi bene? Meglio che mai, più o Oh, meno. fantastico, Vic. Ah, ottimo. Scansione delle persone con il cyber ottico può fornirti molte informazioni utili come la forza, i suoi alleati e il tipo di arma. E in più puoi vedere gli hacking rapidi che puoi usare sui nemici e non solo, aggiungo io. Va buono. E ora lo scanner. Oh. Ah, ok, dobbiamo usare lo scanner. Salve. Serve qualche secondo per abituarci, sì, ma è così per tutte le prime volte, del resto. Come vedete adesso A ci sono un certo punto lo scanner si informazioni e sincronizzerà con i tuoi processi mentali robe varie. e leggerà le tue intenzioni. In più si collega al database della polizia. Se incontri qualche poco di buono, capisci subito con chi hai a che fare. Allora, disponibile un database di ricercati. Vabbè, insomma, lo scopriremo mano a mano. Semplicemente. C'è un Andrà a discorso di meraviglia. taglie, ci possono andare soldi Ora se prendi li l'arma. uccidiamo, Dovresti eccetera, vedere un eccetera. nuovo mirino e quante munizioni hai. Ok. Letteralmente come prima, però va bene. Grazie, Vic. Cazzo, Victor, sei un mago. Non so cosa dire. Di che prenderai questo e che ti ricorderai il dosaggio. Due spruzzi adesso e altri due tra un'ora. Grazie, fratello. Grazie ancora, Vic. Sei il migliore. Sono in debito. Vai, Roccia. Fagli vedere di cosa sei capace. E quando sarai qualcuno, non dimenticarti da dove vieni. Jackie Il tuo mondo virtuale sembra un po' Jackie, scombussolato, piccolo. andiamo e Posso dish. liberartelo, ma devi stare attento alle energie negative ed evitare il rosso. Vi, Qualsiasi. io, ascolta, ho parlato con Sì, ma Dex, non va bene, da interromperla, zio dottore. Pera, dai. Ti aspetta nella sua macchina. Sì, ha parcheggiato qui vicino, davanti a Gramsci Burgers. Ok, cerco di venderci al meglio. Ok, eccoci, Dex. Che ci dice? Ma quello è Marcus. Il tizio dell'altra volta, no, è diverso. Vabbè. Io, Mr. V, che piacere. Dexter Deshawn in carne e ossa. Bello in carne. Bro, forse non. Era meglio di Allora, no, dai, cioè. posso Cristo. chiederti una cosa così su due piedi? Preferiresti vivere in pace da signor nessuno, morire vecchio, puzzando di piscio,
Oppure andartene col botto, profumare di buono, ma non arrivare al tuo 30° compleanno. No, non me. Bah. Una via di mezzo in realtà, però... Pronto? Diciamo, il signor nessuno non sopravvive a Night City, dai. Se non sei qualcuno, svanisci nel nulla. Night City non ti lascia scelta. Oh, e invece sì. Vedi, sul lavoro io scelgo di essere il signor Relax. Ma se qualcuno prova ad approfittarsene, beh, la bestia si risveglia. Ora ascolta, cerco gente per un lavoro serio. Una cosa grossa, non come assaltare il covo di qualche scavo. Ci dica. Sentiamo. Che lavoro è? C'è questo prototipo. Un biocip, a essere precisi. Bisogna recuperarlo. Semplice. Suppongo appartenga a una corporazione. Arasaka. Non sarà un problema, no? Beh, è un suicidio. Probabilmente. No, nessun problema. È solo un suicidio. Arasaka tiene Ensi in pugno. Nessuno si mette contro di loro. Che dire, Mr. V? Alto rischio, alta ricompensa. È la prima regola dell'afterlife. E poi, non sono un idiota. Non lasceremo nessuna traccia. Sarà un lavoretto discreto e pulito. Ci siamo capiti? Parla chiaro. Hai un piano? Due cose. Primo, c'è un problemino con i Maelstrom. Dobbiamo risolverlo. Secondo, un incontro. Semplice. La cliente che ha commissionato il lavoro è apprensiva. Vuole parlare con la squadra. Qual è il problema? Qual è il problema con i Maelstrom? Qualche rogna? Inserisci lo shard. Ho una storiella per te. Due settimane fa una gang di psicopatici ha assaltato un convoglio della Militech e l'ha derubato. La corporazione non sa che c'entrano i Maelstrom. Vedi, il convoglio trasportava il Flathead, un bot da guerra, un prototipo. Un aggeggino militare che mi farebbe molto comodo. Se non otteniamo quel bot, non avremo quel chip dell'Arasaka. E quindi dovremmo rinunciare al nostro ambito lieto fine. Ma non esaltarti, è un giocattolo usa e getta. Ora, io quell'affare l'ho comprato dai Maelstrom. Il problema è che l'ho fatto da un gentiluomo che si chiamava Brick. Dico chiamava perché Brick era il capo. Tre giorni dopo aver chiuso il nostro affare, il suo amico e socio Simon Randall, soprannominato Royce, gliel'ha messo nel culo. Ora comanda Royce. E non ho idea se intenda tenere fede al patto del suo predecessore o meno. E come se non bastasse, una certa Meredith Stout della Militech ha iniziato a interessarsi al convoglio. Chi è sta tizio? È la prima donna. Un agente corporativa, affari interni. È andata in giro a fare domande sul convoglio come un'indemoniata. La sua unica pista si trova legata nel suo bagagliaio. Il palo che ha nel culo. Metodi ottimi, devo dire. Deve essere disperata. Devi pensare bene a come sfruttare la cosa. Per farlo ti serviranno i dettagli di quella tizia. Eccoli. Vediamo la cliente. La cliente. Che storia è? Perché vuole un incontro? Si chiama Evelyn Parker. Non è stato facile scoprirlo. Ho sparso la voce che cercavo informazioni. Ok, e? Dei fratelli di Pacifica mi hanno risposto. Hanno detto di smettere di indagare. Fine della storia. Comunque, la cliente vuole incontrare uno della squadra. Qualcuno che sarà presente sul campo. Il sottoscritto non ci sarà. T-Bug non è tipo da incontri. E Jackie non è adatto per certe cose, sai, no? Quindi resti solo tu. Te pareva. So tutto quello che serve. Mi metto al lavoro. Musica per le mie orecchie. Fisso un incontro con Miss Parker a Lizzie's Bar, ma al Flathead dovrai pensarci tu. Ok, va buono. Un'ultima cosa, Mr. V. Ci dica. Vita tranquilla o finale esplosivo?
Ci vediamo. Ok. Quindi dicevamo, chiamiamo Meredith. Sono Stout. Inizia pure a dirmi come hai avuto questo numero. Non so soltanto il tuo numero. So anche che hai perso un convoglio. Ehi, fallo 800. Dimmi cosa sai, non farmi perdere tempo. No, non qui al telefono. Incontriamoci e trattiamo. Trattiamo? D'accordo. Prima uscita dello Skyline verso il Nid. Nel canale sotto il cavalcavia. Vediamoci lì. Ehi! Ops. Ok, se facciamo cose legali arriverà la polizia. Scendiamo. Salve signorina. Tutto a posto? Occhi aperti. Meredith Stout, presumo che tu sia quello di prima. Esatto, fra. Proprio io. Eccoci. Pensavi di ricattarmi, coglione? Di dettare condizioni? Hai altro per me? Datevi una cazzo di calmata! Voglio solo parlare! Che cazzo, Meredith? Chiudi quella bocca! È pronta questa merda? Pronta. Ora rispondi alle mie domande. Onestamente, sinceramente. Sei qui da solo? Sì, fratemi. Sì. Solo soletto. È la verità. Controllate, ora. Ora, ascoltami bene. Questo pezzo di merda, Anthony Gilchrist, è il tuo contatto? È lui che ha venduto il convoglio? Ma che cazzo lo conosce? Quel tizio. Mai visto prima d'ora. Corrisponde. Ascolta. So dov'è il trasporto. Posso aiutarti. In cambio, voglio solo un favore. Ve l'ho detto! Che cazzo ve l'ho detto? Non sono la talpa, porca puttana! Fatelo tacere. Liberatemi subito, prima che tu... Lui puoi lasciarlo andare. Voglio sentire che cosa da dire. Beh... Non potevi star calma fin dall'inizio. Chiudi quella cazzo di bocca. Dimmi cosa vuoi. Mi serve un bot. Un flathead. Ce l'hanno i tizi che ti hanno derubata. Se mi prometti quel bot, ti dirò dov'è. Hai un piano per occupartene? Potrei prenderlo con la forza, ma si aspettano un pagamento. Quindi potrei anche risolverla così. Vada per la seconda. Ma una condizione. Pagherai con i nostri soldi. No. Assolutamente no. Sai che c'è, Stout? Ritiro la mia offerta. Uno sbaglio. O un grosso sbaglio. No, no, tu puzzi di merda, fra. Certo che non volevo ritirare l'offerta, quindi... Vabbè. Ok. Comunque signori, io per questo episodio direi che possiamo fermarci qua. Non sarà stato proprio come dire, pieno di azione e di cose, però comunque tanti dialoghi. Abbiamo scoperto i bisturi, abbiamo scoperto il piano più o meno, qualcosa sul piano di Dex, e soprattutto questa missione un po' più corposa, ve lo dico. Quindi direi che possiamo fermarci qua, se no viene un episodio di mille anni. E niente, io cercherò, a costo di farlo magari un po' più corto, cercherò di renderlo il più gradevole possibile. Niente, io comunque, se questo episodio vi fosse piaciuto, vi invito a lasciare un like e un commentino per l'algoritmo, ma anche... chiaramente un'iscrizione, magari attivate la campanellina e condividete pure questo video con i vostri amichetti, che anche quello fa parecchio. Noi ci vediamo al prossimo video.
con questo bel ragazzotto, l'ovvio.